Allora, sto senza occhiali, quindi non vedo bene dove state, cioè non vedo se siete a fuoco oppure no. Ciao tesori, allora, sto facendo questo video super super veloce in realtà, e scusate il trucco in realtà, perché ho appena finito di essere commossa, ok? Mi sento una vera vera cretina in questo momento, ma non ci posso fare niente. Come avete letto dal titolo, sono qui proprio per parlare del ritorno sul web di Willbush. Per chi è della mia età, diciamo, per chi stava su YouTube anche senza fare video, magari comunque su YouTube ci stava molto molto tempo fa, quasi dagli inizi di YouTube Italia soprattutto, saprà che Willbush aveva fatto grandissimi numeri, grandissimissimi numeri all'inizio, e comunque sa quanto appunto Guglielmo Scilla fosse bravissimo a fare video. Poi ci fu un calo, come ha detto lui nel video, anche io lo vedevo diverso, cambiato, dopodiché ha smesso completamente di fare video. Però quando io oggi ho aperto la mia pagina YouTube e ho visto lui, perché io non sono mai smesso, cioè non ho mai smesso di vedere i suoi video, cioè di essere iscritta al suo canale, appena ho visto il suo video sono crollata, ho detto oddio. Però finché non è finito il video ho detto vabbè, starà facendo una spiegazione, perché pure lui dice giustamente, molti gli hanno detto ma perché sei mancato eccetera, e invece no, alla fine ha detto spero di potervi dire altre cose, perché praticamente è tornato. E quindi sono scoppiata, cioè mi sono messa a piangere. Questo perché magari questo video lui non lo vedrà mai, però il fatto è che io, prima di avere Valentino, prima di avere Lara, prima di avere tante altre cose, voi sapete come sono stata male di bullismo, ho avuto problemi per quanto riguarda il cibo, eccetera. Però quando io stavo male per me, e quando magari non avevo amici a quei tempi, io avevo Wilbush. Cioè era meglio del mio film preferito, perché era tante cose per me, cioè nel senso stava. Per me era come un rifugio il suo video, era un momento in cui sorridevo, in cui non pensavo a quello che mi dicevano le altre persone, cioè praticamente per me è stato, Willwish è stato tantissimo, ma non il fatto di, non ero nemmeno una fangirl, non ero, lo vedevo proprio come un amico che mi ha aiutato tantissimo anche se lui non lo sa. E quindi sono qui per proprio, ho fatto questo video così che mi sento stupida, però glielo ho dovuto anche scrivere in un commento. Ho fatto questo video proprio per, con il cuore in mano, dire bentornato e grazie, perché comunque non sono mai riuscita, io prima non avevo un canale comunque, quindi non sono mai riuscita più di tanto a dirgli grazie per tutto quello che ha fatto per me e so per altre ragazze e altri ragazzi. Quindi io anche ho aperto il mio canale proprio guardando lui, cioè io ho aperto il canale un po', chiaramente molto dopo che lui già se n'era andato, però io mi rifaccio sempre a Willbush, cioè per me sarà sempre il primo YouTuber che ho visto italiano e sarà sempre per me uno dei big. Perché io per esempio sono molto fan di Favij, ma c'è stato uno che ha scritto sotto i commenti, vedi adesso c'è Favij, io ho scritto sotto un commento, guarda secondo me Willbush dagli 2 mesi e supera pure Favij, perché per me se lo merita. Quindi, a proposito, non pensate che ho fatto questo video per prendere views, perché no, veramente, ve lo dico col cuore in mano, non me ne può fregare di meno. Cioè sto facendo questo video perché veramente, sapete che per me voi siete adesso anche delle amiche, quindi vi parlo insomma proprio da amica, vi parlo così insomma. E cioè ho fatto questo video perché veramente ci sono rimasta per me e credo per tutte le ragazze che come me sono, diciamo, sono di quel periodo in cui c'era Willbush, e è una gioia immensa. Infatti ho letto i commenti, 3.000 persone stanno a piangere in questo momento. Stanno piangendo tutti come me, quindi niente, bentornato Willwish. E poi volevo dire soprattutto un'altra cosa, e ho fatto questo video anche per dire una cosa molto importante per me. Quando nel periodo di Willwish appunto per me c'era molta più meritocrazia di adesso, perché come vedete c'è Valentino che vuole fare un video su questo, poi sentirete da Valentino, però ci sono state delle persone che hanno pagato altre persone per guardare dei video e commentare. Non faccio nomi, non faccio niente.
E vi posso assicurare che quando c'era il periodo di Willwush, YouTube non era nemmeno così tanto conosciuto qui in Italia, erano molti di meno anche gli YouTubers. E vi posso assicurare che Guglielmo, quello che l'ha fatto per meritocrazia, cioè l'ha fatto perché se l'ha meritato. Quando è riuscito ad andare in radio, ma ancora prima quando è riuscito a fare il film, l'ha fatto. Oh. L'ha fatto perché era bravo, perché se lo meritava. Quindi veramente io dico veramente complimenti a Guglielmo, sono contentissima che è tornato. Ovviamente mi guarderò tutti i suoi video, mi invito anche a voi a farlo. Ripeto, questo video non è per views, veramente non me ne può fregare di meno, anzi probabilmente a molti non interesserà nemmeno quello che sto dicendo, però per me sono stati molto importanti i suoi video, e come per me e per altre ragazze, quindi insomma sono qui veramente col cuore in mano a dire bentornato, anche se non guarderà mai il mio video, però fa niente. E quindi niente, io vi dico soltanto che sono su YouTube da tanto tempo, per fare video manco un anno più o meno di un anno credo, proprio a fare video, però come spettatrice YouTube mi ha segnata, come spettatrice ci sto da quando è uscito praticamente YouTube, perché appunto sapete che non ho avuto proprio un'infanzia e una vita fino a pochi anni fa, alla fine fino a 4 anni fa, non era bellissima, e YouTube mi ha aiutato tanto e Guglielmo è stato uno degli YouTuber che mi hanno aiutato tantissimo. Quindi fatemi sapere nei commenti se anche per voi è così, che c'è qualche youtuber che vi aiuta in questo, e se anche per voi Guglielmo è stato una parte importante magari della vostra vita. E quindi niente, ho fatto questo video, mi sento stupidissima, però veramente so che magari c'è solo quella una persona che in questo momento mi sta capendo e che dice magari anche a te ha aiutato a sorridere in quei momenti che da sorridere non c'era niente nella tua vita, e magari Guglielmo ti ha aiutato, per me Willwush ha fatto questo. Quindi PS, per un'idea video mi servirebbe una parrucchiera, perché devo fare una cosa sia per Glam che per YouTube. Ho un progetto in mente carino, figo, e quindi se sei di Roma, se sei di Roma e se sei di Roma e sei una parrucchiera, scrivi magari in privato o sulla pagina Facebook che ti lascio qua sotto, o per email scrivimi che ho dei progetti in mente, quindi scrivimi, insomma ci mettiamo d'accordo magari. E quindi niente, vi mando un grosso grosso bacio. E PS, questo video è fatto anche per dirvi che per quanto riguarda le magliette c'è un piccolo problemino, nel senso non ho trovato ancora bene la persona che possa disegnare bene il fumetto mio e di Lara da mettere poi sulla maglietta. Non l'ho trovata ancora, perché i disegni che mi avete mandato sono stupendi, però o sono scattate male le foto, o magari manca la testa, manca qualcosa, perché anche soltanto la faccia va bene, però non tagliata a metà o comunque insomma così. O io sono disegnata bene, ma Lara ni, però i disegni sono bellissimi, veramente bellissimi. Magari continuate a mandarmeli, io allungherò un pochino la fine del concorso, perché ancora proprio quella che va benissimo per la maglietta, che riprende il mio stile e tutto quanto, ancora non l'ho trovata. Se non sai di che cosa sto parlando, vai sul mio Instagram, che c'è proprio la scritta delle magliette, e capirai subito qual è il post. Instagram e Facebook, capisci subito qual è il post, leggi di tutto, così capisci insomma di che concorso di che concorso contest ho indetto e di che cosa sto parlando. E quindi niente, spero che non mi prendiate troppo per scema, e spero che insomma, come per voi magari è stato importante una band, insomma capiate che per me invece è stato importante uno YouTuber. E quindi niente, sono qui per dire che figata, che figata, che figata, cioè, che figata, sono contenta. E quindi niente, vi mando un grosso grosso bacio da una me molto 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 scema. E niente, cioè, per me è come se fosse tornato un cantante, ecco, cioè uguale. Cioè, come se una directioner dicesse: oh mio Dio, che ne so, chi era quello che aveva lasciato i One Direction? Sono tornati insieme, che ne so, una cosa del genere. Ecco, per me è la stessa cosa. Che
cioè ho 18 anni, ho una figlia, c'ho, non so, cioè non, c'ho una vita, però per me è stata una parte di vita molto molto brutta e lui l'ha rallegrata, quindi che ci devo fare.